Buongiorno a tutti, io sono Martina Spadafora, vice responsabile di Radio Unint. Per me è un onore poterla intervistare. Oggi ci troviamo in occasione del Festival della Diplomazia con l'ambasciatore di Israele in Italia, Dror Eider, ambasciatore dal 2019. Le vorrei porgere le seguenti domande. Le relazioni diplomatiche tra lo Stato italiano e Israele si basano sul rapporto storico e solidale che dura da anni. Quanto è importante oggi per lo Stato di Israele il rapporto diplomatico con l'Italia? Sì, grazie e shalom a tutti. E sono lieto di essere qui in questa grande università. E, i rapporti di Israele con l'Italia e Italia moderna cominciano dal momento dell'inizio dell'Italia. Come ho detto prima, durante il Risorgimento, tanti intellettuali ebrei in questo continente, in Europa, hanno visto le sforze del popolo italiano a unificarsi e avere uno stato indipendente. Per loro, questo percorso storico era come raccogliere tutte le tribù perse del popolo ebraico antico a unificarsi e a fare un risorgimento ebraico anche per costruire il nostro paese indipendente nella Terra Santa. Ho detto che c'era un intellettuale ebreo tedesco nome Moses Hess che ha scritto nel suo libro Roma e Gerusalemme nel 1861 che con la liberazione della città eterna sul fiume Tevere inizierà la liberazione della città eterna sul monte Moria, cioè Gerusalemme, con la rinascita con l'Italia inizierà la rinascita di Giudea. Come profezia, e 80 anni dopo, 90 anni dopo, questa profezia è stata realizzata. Allora, l'Italia è un paese molto importante per Israele, in tanti settori. Prima, Israele e l'Italia condividono i valori occidentali, i valori dell'eredità giudaica cristiana. Sono due democrazie e anche condividono le minacce che minacciano tutta la civiltà occidentale, non solo Israele. Giugno scorso ho visitato a Puglia, a base militare ad Amendola, ho visitato un grande esercitazione militare Air Force, come si dice Air Force? Aria? Aeronautica. Aeronautica militare tra Israele e l'Italia e con aree F-35 che per la prima volta hanno lasciato Israele per fare un'esercitazione qui in Italia e anche inglese e gli americani. Ma questo è un esempio, ma abbiamo collaborato in settore di cyber security, settore della sanità, in questo e quelli 2 anni, questi 2 anni, 2 anni scorsi,
Per esempio, abbiamo organizzato una delegazione di dottori e infermiere israeliani dal Sheba Ospedale, più grande in Israele, top 10 nel mondo, che hanno, che sono venuti a Piemonte, all'ospedale in Verduno, per aiutare i nostri amici italiani in questa, nella lotta contro il virus. Collaboriamo anche nel settore di high tech, settore di acqua, agricoltura. Ci sono tante aziende israeliane che condividono le sue tecnologie con l'industria italiana. Io sono sicuro, spero che gli studenti sanno che per gli israeliani l'Italia è il paese più preferito da tutta dell'Europa, negli occhi di israeliani. La prossima domanda. Visto il contesto internazionale e il momento storico che stiamo vivendo, la figura dell'ambasciatore è sicuramente di riferimento per la comunicazione tra gli stati. Quali sono gli ostacoli e le responsabilità che oggi un ambasciatore si trova a fronteggiare? E cosa consiglia ai giovani che oggi vogliono diventare ambasciatori e quindi intraprendere questa carriera? Mm-hmm. Allora, sono non nato come ambasciatore. Avevo altra vita. Personalmente devo ammettere che la mia vita divida da due parti, prima la pandemia e dopo la pandemia. E la mia saggezza, come si dice advice in italiano? Advice. Consiglio. Il mio consiglio ai studenti che ci sentono è di essere prima di tutto intellettuali, uomini e donne della saggezza, che vogliono acquistare la saggezza. Essere studiosi. In ebraico, uomo è la somma della parola ma, cioè in ebraico ma è come si ma? È what? Come si dice questo segno? Punto interrogativo. Interrogativo, sì. Segno di interrogativo. Cioè che l'uomo o la donna, una persona che viva, deve domandare, questionare la realtà, la sua vita, eccetera, eccetera. E per me non è abbastanza di studiare solo economia o scienza politica o no. Dobbiamo essere prima di tutto studiosi, cioè intellettuali, cioè imparare la storia, imparare un po' di filosofia, un po' della letteratura, essere di questo iniziare il viaggio della vita. E se volete essere ambasciatori, sì, questa è per me un grande privilegio rappresentare il popolo ebraico. I miei antenati 3.000 anni fa erano sacerdoti nel Tempio di Salomone. Poi nel 586 avanti Cristo
sono stati cacciati a Babilonia e poi a Persia, all'impero persiano, e sono vissuti, i miei antenati sono vissuti lì per 25 secoli. I miei genitori, che sono nati in Iran, nel 1948 hanno sentito che lo Stato ebraico è fondato. Per loro era come il Messia è venuto. E loro hanno lasciato il villaggio dove sono vissuti per tanti anni e hanno viaggiato, sono viaggiati in questo paese giovane, con tante le minacce. Israele, sono venute nel dicembre 1950 e sono vissuti in un accampamento di profughi per 10 anni, tende e baracche. E poi hanno costruito una casa piccola dove sono nato. Tutta la loro vita non ho sentito anche un lamento su questo miracolo dello Stato di Israele, perché loro hanno capito bene cosa è la differenza tra la vita senza un focolare nazionale ebraica e la vita con. E ogni prezzo vale la pena di fare. Allora, per me è un grande privilegio di rappresentare questo miracolo, cioè che si chiama lo Stato di Israele. E anche per gli studenti, essere ambasciatori di questo grande paese, meraviglioso paese dell'Italia, che amo molto, anche un privilegio, privilegio di rappresentare un grande popolo, una grande storia e costruire i rapporti tra questo paese e altri paesi nel mondo per la bontà dell'umanità, per la bontà della società italiana e per la bontà di ogni paese nel mondo. Ma anche vorrei dire a tutti di non essere solo romantici, ma anche, come ho detto, con saggezza, anche di vedere la realtà, vedere anche avere una visione, ma vedere la realtà e anche notificare, avere la abilità di distinguere tra il male e bene, buio e luce. Nel terzo canto di Dante c'è un gruppo che anche non meritano di scendere all'inferno. E Dante domanda a Virgilio: Maestro, chi è questo gruppo? Anche non possono anche andare all'inferno? Punire? Avere? Che? Punire? Inferno? Perché? E Virgilio risponde una grande risposta che sarà un motto per tutti gli ambasciatori e tutto il governo italiano e altri al governo israeliano. Questi gruppi miserabili sono viser senza nefame e senza lode, cioè nella loro vita non hanno fatto anche un'azione che possiamo punirli per questa azione male, o possiamo lodare a loro per questa buona azione. Ma per esempio, come ho sentito nella commissione degli esteri nel Senato, un senatore mi ha detto: io non ho sostenuto Israele contro Gaza, ma neanche non ho sostenuto Hamas.
sono contro la violenza. Ho detto, ah, sono, sei contro la violenza, come questo gruppo di Dante, senza né fame senza lode. Anche nelle, ho detto, anche nella seconda guerra mondiale, eri non hai sostenuto la Gran Bretagna, ma non hai sostenuto anche la Germania nazista. Eri contro la violenza? Questo non è una buona posizione, ma gli ebrei benedicono Dio ogni quando sabato finisce. Benediciamo Dio per darci l'abilità di distinguere tra buio e luce, tra male e bene. Questa è l'abilità umana di vedere chi sono le buone forze nel mondo e chi sono chi dobbiamo essere contro di loro, perché il destino dell'umanità dipende in questa abilità di distinguere tra male e buono, e non essere come questo gruppo di Dante. Dante ha dato un, come si dice, will, un imperativo categorico al popolo italiano, che lui era una visione, non c'era un popolo italiano in questo, nell'inizio del XIV secolo, ma era una visione. Non essere questo gruppo senza né fame senza lode, essere appartenete a questo gruppo per ricevere lode, per l'azione che farete questa vita. Sì? Allora, anche essere politici, ambasciatori, ministri, ogni attività pubblica per la bontà della società deve iniziare da questo punto di vista morale. Sì. Io la ringrazio e buona giornata. Grazie a voi. Shalom.